Abbiamo visto che c'è un ritorno di interesse per quanto riguarda Telecom e le notizie riguardano ovviamente la partita che si gioca da una parte il governo che non ha mai nascosto le proprie intenzioni di in qualche modo smontare quei piani sulla rete unica che erano stati messi a punto sotto il vecchio esecutivo, dall'altra un movimento sui titoli che in qualche modo riguarda anche il fatto che si sta muovendo la società, visto che inviato il CDA. Noi però dopo aver dato le notizie che riguardano la società proviamo ad addentrarci nel grafico del titolo per capire quali sono le soglie da tenere in considerazione. Con noi Salvatore Graziano di Soldi Expert. Buongiorno Graziano. Buongiorno a voi. La facciamo esercitare per l'ennesima volta sul grafico di Telecom. Ah, sul grafico di Telecom sicuramente è un titolo di quelli che non è fra quelli che hanno dato maggiore soddisfazione ai risparmiatori negli ultimi anni. Da inizio anno ricordiamo che Telecom Italia perde circa il 53-54% e sicuramente da molti mesi, ormai in realtà anni, si rincorrono le voci su una riorganizzazione societaria sempre più completa, di rivoltarla completamente adesso da diverso tempo, anche perché diciamo i nodi stanno venendo al pettine, proprio il tema è quello di andare a lavorare sul concetto di rete unica, dove anche mettere diciamo un po' ordine a una situazione anche un po' curiosa che si era creata un po' di anni fa sotto il governo Renzi con la nascita di Open Fiber e di fatto un altro concorrente in un settore che in Italia ha dimostrato di non produrre abbastanza flussi per l'operatore numero uno. Quindi il titolo sicuramente oggi vale sotto 0,20, che anche qui queste soglie, diciamo, queste formule diciamo, del titolo che psicologicamente è una quota sicuramente significativa, ma il titolo veramente ricordiamo ha perso oltre il 50%, ha visto solo da inizio anno, quindi scendere da 0,5 a 0,2, c'era stato anche una notizia di una fantomatica OPA e quindi questo ha anche sicuramente creato abbastanza diffidenza nei confronti di questa società da parte di risparmiatori, che questo titolo massacrato, anche perché era uno di quei titoli che ancora fino a qualche anno fa era considerato fra i titoli più solidi e sicuri di Piazza Affari, e sicuramente per il governo è una patata da gestire non facile, anche se sicuramente sarà curioso vedere anche un po' come si svilupperanno. C'è stato il primo incontro settimana proprio questa fra Macron e Giorgia Meloni, un po' come si svilupperanno anche le relazioni fra Italia e Francia, perché non dobbiamo dimenticare appunto il ruolo innanzitutto di Vivendi in Telecom Italia, che è l'azionista di maggioranza, ma i dossier fra Italia e Francia sono notevoli. C'è quello di Air France che vuole acquisire la compagnia aerea Ita Airways, come anche ci sono gli investimenti di Crédit Agricole e AXA nel settore bancario. Quindi sicuramente è una partita molto complessa, che vedendo anche questi anni non dipende solo appunto dai prezzi di borsa e dai grafici che un analista tecnico può guardare. Graziano, ha citato lei le partite aperte con la Francia. Prima di andare a parlare di un altro titolo massacrato, glielo annuncio, MPS, altra patata decisamente bollente per il governo. Io le voglio chiedere questo, perché tra le partite aperte tra Italia e Francia c'è anche, almeno non aperta ufficialmente, ma insomma che circola sotto traccia, c'è quella che riguarda Edison e quello che sta accadendo in Francia con EDF. Voi dalle sale operative come le guardate queste? Come guardate il titolo Edison? Cioè, vi immaginate che succederà qualcosa oppure no? Ma allora, francamente, il titolo Edison da molti anni è un titolo che è un po' uscito fuori dai radar di moltissimi investitori istituzionali o consulenti, perché di fatto
già qualche anno fa, l'operazione, diciamo, da parte dell'azionista di maggioranza EDF non era stata proprio, come si suol dire, friendly, amichevole nei confronti degli azionisti di minoranza, e anche in particolare nei confronti degli azionisti di risparmio della società. Sicuramente quello che tocca il caso EDF Edison, per quello che riguarda l'OPA che è stata fatta dallo Stato dopo il disastro che si è verificato, da una parte dal rialzo dei prezzi dell'energia, dall'altra il blocco delle centrali che ha diciamo pesato come piombo sui conti della società, potrebbe avere appunto riflessi su Edison, che rappresenta una delle principali partecipazioni, che in realtà dopo un po' di difficoltà era ritornata a produrre utili. Però di fatto è un titolo che, anche se si guardano gli scambi e la presenza a Piazza Affari, è stata veramente molto ridimensionata in questi ultimi anni, nonostante fondamentali solidi in crescita, però con un flottante, un azionista di maggioranza che non ha torto, vedendo poi quello che è successo anche in Francia, non si è considerato così, diciamo, amichevole nei confronti dell'azionista di minoranza. Grazie Gazziano, resti con noi, tra poco andiamo a parlare di banche, sentiamo il CEO di UBS e poi parliamo del settore in Europa e in Italia e anche di MPS e poi di un'altra delle voci che circolano sul mercato, quella che riguarda Generali. State con noi tra un attimo. Noi però vorremmo andare a fare anche un focus sulle banche con i nostri esperti che ci accompagnano in questa panoramica. La prima da guardare, in attesa che arrivino i conti domani di Deutsche Bank, poi di Unicredit e delle grandi italiane, la prima è UBS, ha comunicato al mercato di aver perso in utili il 24% nell'ultimo trimestre, però attenzione perché questa perdita è stata in qualche modo contenuta ed è inferiore alle attese degli analisti grazie al rialzo dei tassi che ha in qualche modo influito sui margini del gruppo. Per il resto ovviamente la banca invoca il difficile contesto, la vita è dura per tutte, anche per i colossi bancari. Sentiamo il CEO Amers. L'Europa risente maggiormente dell'aumento dei prezzi del gas e della prevedibilità delle forniture di gas per l'industria, il riscaldamento e altre fonti di energia. L'Europa quindi passerà un inverno difficile anche se dispone di riserve. Quindi dal punto di vista della crescita prevediamo che l'Europa attraverserà una vera e propria recessione e quindi non credo che nei prossimi due trimestri il quadro sarà molto positivo. And therefore, I don't think that in the next couple of quarters it will be a very positive picture. Insomma, non c'è un quadro positivo all'orizzonte, comunque per chi è investito deve operare in borsa, bisogna selezionare. Noi siamo con Salvatore Gazziano di Soldi Expert. Gazziano, come guardate voi alle banche, non solo nel periodo ma in questo momento di pretrimestrali, anche alle banche italiane? Io le chiederei, domani arrivano i crediti. Beh, sicuramente le banche negli ultimi 2-3 mesi, nonostante diciamo qualche battuta a vuoto nelle scorse settimane, sono il settore che più ha resistito al ribasso e hanno mostrato comunque un andamento, diciamo, in lieve recupero, soprattutto come forza relativa nei confronti dell'indice FTSE MIB, e questo proprio supportati dalla forbice, diciamo, dei tassi che avvantaggia le banche, diciamo, soprattutto impegnate sul fronte della intermediazione. Lo stesso, diciamo, dati che ha mostrato questa mattina UBS dimostrano che su quel fronte, diciamo, le banche hanno possibilità di recupero, anche se naturalmente quelle più svantaggiate sono evidentemente le banche molto legate all'investment banking. Diciamo che anche la stessa UBS hanno proprio evidenziato come è quasi dimezzato l'utile derivante da operazioni di fusioni, acquisizioni, collocamenti in borsa, IPO o IPO. Quindi naturalmente una borsa come quella che stiamo vedendo nel 2022 ha punito, diciamo, più quel lato, diciamo, investment e trading, però banche molto diversificate con una buona capacità di gestire il credito e i prestiti sicuramente hanno qualche arco
al più freccia nel loro arco. E allora siamo arrivati però anche al discorso di MPS, perché insomma c'è un aumento di capitale in corso e arrivano le adesioni, ma di fatto lei parlava prima di azioni massacrate, quella di MPS è veramente al lumicino. L'interesse del mercato quando arriverà? In corso di aumento, solo dopo? Secondo lei come si scioglie la vicenda MPS? Ma adesso, vedendo già il titolo che, come era diciamo abbastanza facile prevedere, addirittura è andato sotto il prezzo di collocamento, e quindi già adesso di fatto la società è come se capitalizzasse meno dei soldi che il tesoro e gli altri azionisti si sono impegnati a versare, il mercato probabilmente a questo punto pensa che c'è da sperare che l'operazione si chiuda positivamente, perché sarebbe in effetti anche per l'Italia in questo momento disastroso se questa operazione non fosse chiusa dal punto di vista della chiusura dell'aumento di capitale e anche del rispetto degli accordi che erano stati diciamo promossi e pubblicizzati sul fatto che oltre al tesoro una serie di altri investitori avrebbero comunque tirato fuori i soldi per sostenere l'aumento di capitale. Ricordiamo che un anno e mezzo, due anni fa, Unicredit si era interessato al dossier MPS, però aveva chiesto 6,3 miliardi di euro per rilevare la banca, quindi in realtà all'epoca sembrava una cifra mostra. Anche questo aumento da 2 miliardi e mezzo probabilmente ci dice che non è che finisce qui la storia MPS e partirà tutto di slancio e la banca potrà essere rilanciata come se nulla fosse. Sicuramente si fanno dei passi avanti anche con tutto il discorso della gestione degli esodi, ma questa banca ha ancora delle problematiche molto forti che potranno essere risolte solo nel momento in cui un'altra banca entrerà nel capitale, probabilmente quando riceverà o una dote o qualcosa del genere, perché i numeri non sono quelli di una banca che possa crescere autonomamente. Quindi, come si suol dire, come diceva Marcello Marchesi nel manuale di conversazione, anche il successo dell'aumento di capitale sarà non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Erano le tecniche per avviare qualsiasi discorso. Va bene, Graziano, noi la salutiamo e la ringraziamo di averci aiutato a leggere i primi movimenti di mercato. Ci rivediamo martedì prossimo. Grazie, buona giornata. Hai appena visto l'intervento settimanale di Salvatore Graziano a Caffè Affari su Class CNBC. Ogni settimana Salvatore Graziano, strategist di soldi expert SCF, pubblica la newsletter più irriverente di sempre. Se vuoi essere sempre aggiornato sul mondo degli investimenti, registrati gratuitamente visitando letterasettimanale.it o cliccando sul link in descrizione. A presto!